Rientriamo in studio giovedì 16 alle 21:15 in Piazzetta Clara Centinaro a Bedonia prosegue l'appuntamento con ingresso gratuito del cinema all'aperto. Questa volta di scena il grande capolavoro di Jean Renoir, La Grande Illusione. Ed è tutto pronto davvero per il premio letterario La Quara che si terrà a Borgo Taro il prossimo 29 di agosto. Qualche settimana fa avevamo reso noto i nomi dei 10 che si erano piazzati meglio, ma adesso abbiamo i nomi dei 5 finalisti che si contenderanno proprio la vittoria finale il 29. Il 29 agosto si avvicina e il cerchio si stringe. Sono partiti in 134, scrittori di tante età e provenienze diverse, diverse culture, diverse vite, ma un grande elemento in comune, una storia da raccontare. Ogni storia inviata è stata letta e riletta, apprezzata, talvolta amata, qualche volta criticata, ma il bello è che ognuna di loro non sarà mai persa, ognuna è stata ascoltata con passione ed attenzione. I primi 10 classificati sono già stati resi noti ed avranno il piacere di comparire con il loro racconto nella pubblicazione Storie in Piazza, che sarà in vendita proprio dal 29 agosto, edito da Infinito Edizioni. Ed ora sono stati resi finalmente noti i nomi dei 5 finalisti della seconda edizione del premio La Quara, che saranno ospiti a Borgo Taro, protagonisti per un giorno, in quella che per il capoluogo valtarese è una grande festa di cultura, di amore per la scrittura e la lettura. Sono Beatrice Azzolina con Il Buio, Francesca Bottarelli con La Scacchiera del Paradiso, L'Isola di Laura Galeazzi, La Piazza degli Onesti di Rodolfo Cauber e Antonio Milicia con Piazza delle Anime Vecchie. Al Parco Giochi di Tarsogno domenica prossima 19 si tiene la festa di Polenta e Funghi. Dalle 10 si terranno le Tarsogniadi con Famiglie in Sport. A mezzogiorno verrà servita dell'ottima polenta al sugo di funghi porcini locali. Non mancherà la degustazione di prodotti del sottobosco e torte tipiche sia dolci che salate. Il tutto allietato da buona musica. La polenta sarà gratis per tutti i bambini al di sotto dei 12 anni. La giornata proseguirà poi dalle 16 con i gonfiabili, anche questi gratis per tutti i bambini, e degustazione di prodotti tipici locali e frittelle di mele della nonna. Per maggiori informazioni potete rivolgervi all'ufficio turistico di Tarsogno allo 0525 89272. E adesso torniamo a Bedonia per lo Spezia Camp, il primo campo estivo delle Aquile riservato ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 13 anni, un appuntamento che ha portato oltre 100 bambini e ovviamente anche le famiglie nel paese della Valtaro. È una pacifica ma vivace invasione quella che sino al 18 luglio tocca Bedonia con lo Spezia Camp, il primo campo estivo delle Aquile riservato ai ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni con tutto il suo carico di passione e divertimento. Ragazzi da ogni parte d'Italia con la comune passione per il calcio stanno trascorrendo bellissime giornate all'insegna dello sport, quello sano, immersi nella natura dell'Appennino tosco-emiliano. Bedonia li ha accolti a braccia aperte per regalare loro un'esperienza indimenticabile di sport, amicizie e divertimento all'aria aperta. Un'occasione per far conoscere ai ragazzi, ma anche ai loro istruttori, che provengono sia dallo Spezia Calcio che dai settori giovanili di importanti società sportive, le bellezze del luogo, i prodotti tipici della Valtaro e tutte quelle piccole realtà locali che, unite nella formula di aggregazione del centro commerciale naturale di Bedonia, nato nel 2010 con l'obiettivo di tutelare i piccoli esercizi definendo iniziative per promuovere il territorio e le sue attività, contribuiscono a costruire e mantenere viva l'identità del paese. Una settimana ricca di contenuti, una settimana ricca di lavoro tecnico, ma non solo, i ragazzi qui stanno una settimana a contatto tra di loro e quindi devono seguire determinate regole che sono il rapporto con i compagni, vivere insieme, alimentarsi e riposarsi nel modo giusto, perché comunque la doppia seduta d'allenamento con un clima di questo tipo richiede un'alimentazione e un riposo adeguato, ma sono qui soprattutto per giocare a calcio
piace divertirsi. Oggi li vedete adesso sul campo, tutti insieme, questo gruppo di 50 bambini che questa settimana ha aperto lo Spezia Camp. Ne seguirà un secondo turno la prossima settimana con un numero simile di bambini, altri 50, quindi nel complesso 100 bambini sono un obiettivo valido, un obiettivo di cui noi siamo assolutamente contenti e soddisfatti. È nato questo rapporto con una società che crede in quello che facciamo, che crede nei bambini, crede nei settori giovanili, è una società giovane, fresca, con una proprietà che ha voglia di crescere, lo dimostrano le strutture che hanno e gli investimenti che hanno fatto non solo nel settore giovanile ma anche in altre cose. È chiaro che perché tutto funzioni qui, perché i bambini escano da questa esperienza pienamente soddisfatti, tutte le componenti devono fare la loro parte e così è stato e così è stato, sarà, ci auguriamo. Quindi l'amministrazione che ci mette a disposizione tante cose, ci mette a disposizione il pulmino piuttosto che il campo, la guida per fare l'escursione, insomma sentiamo di essere ben accetti. Naturalmente dobbiamo ringraziare la società del Bedonia Calcio che ci mette a disposizione questo splendido impianto che non ha niente da invidiare a un campo di Serie A, e gli spogliatoi, i ragazzi della piscina che ci accolgono tutti i giorni, e con questo caldo per noi è un piacere, un sollievo andarci a fare anche un bagno. E non dimentichiamo per ultimo il seminario vescovile che ci ospita come struttura, ci vizia e ci mette nelle condizioni ottimali proprio per poter passare una settimana di soggiorno gradevole. Così è stato, quindi tutte le componenti hanno funzionato. Non dimentichiamo naturalmente il nostro staff, uno staff fantastico che da tanti anni lavora insieme, competente, disponibile, che ha un grande rapporto con i bambini. Il programma dello Spezia Camp prevede sedute didattiche sul campo sia al mattino che al pomeriggio, e per chi ha scelto la formula full camp ci si ferma tutta la settimana, anche la notte. Insomma, una vera e propria vacanza sportiva in valle. Circa 100 bambini suddivisi in due turni sono a Bedonia a svolgere proprio lo Spezia Camp in questo periodo. Tutto questo è stato possibile alla grande collaborazione con lo staff di Marcella Quarone e Roberto Della Pina, che sono un po' l'anima principe di tutti i camp che sono svolti in questi anni a Bedonia. E oltre loro il mio ringraziamento, ma di cuore, va alla Bedognese United nella persona del presidente Cristian Squeri, al seminario vescovile di Bedonia, al centro commerciale naturale, ai ragazzi che gestiscono la piscina, perché tutte queste componenti sono fondamentali per far sì che il nostro comune possa ospitare nel miglior modo possibile i camp estivi, sia che siano di calcio, sia che siano di pallacanestro, sia che siano di pallavolo. E tutti quelli che ci vengono a trovare rimangono pienamente soddisfatti. Dunque, come eravamo partiti un po' di anni fa ormai nel fatto di promuovere il nostro territorio ai fini turistico-sportivi, ci vedrà impegnati nei prossimi anni su questa strada ancora in maniera più forte, perché vediamo con l'esperienza di questi anni che secondo noi è la strada giusta, perché veramente tanti bambini e tante famiglie sono venute a trovarci, a svolgere i camp estivi a Bedonia. Siamo al meteo per domani, martedì 14 luglio. Sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, dove avremo la possibilità di brevi rovesci più probabili sui crinali occidentali. Temperature minime in calo, intorno ai 21 gradi. Le massime stabili o in leggero aumento tra 30 e 34 gradi. I venti saranno invece deboli. Vi ricordo la programmazione serale di RTA, tra poco alle 20.35 Edilizia Sicura, poi alle 20.50 Ultimo Chilometro.net, alle 21.30 Atlas, alle 22 il nostro telegiornale e alle 22.30 Ballo che Sballo in TV. Bene, tutto per oggi, grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, il TG torna domani. Arrivederci.